Grazie Presidente. Intanto ringrazio l'Assessore per la relazione molto puntuale e approfondita. E sicuramente ci sono alcuni aspetti che ci interessano in maniera particolare. Intanto quello che riteniamo il vantaggio competitivo che abbiamo come Regione è quello di puntare sulla qualità. Abbiamo già dei prodotti di qualità e dobbiamo sicuramente puntare su quello, piuttosto magari di fare come fanno altre regioni europee, che è quello di puntare sull'efficienza della produzione, che non è detto che sia poi una maggiore qualità, anzi probabilmente è sicuramente una minore qualità. Cosa dobbiamo fare per proteggere o per avvantaggiare i nostri prodotti? Sicuramente difendere l'etichetta. E quindi il marchio 100% latte italiano sicuramente è interessante, però se rimane una questione volontaria sicuramente ha un limite. Quindi quello che dobbiamo fare come Regione a livello politico è sicuramente spingere presso l'Unione Europea su quel famoso regolamento 1169 lo stabilimento di produzione, la filiera di produzione, l'origine. È questo secondo noi il vantaggio che possiamo portare. Probabilmente anche nella sessione europea, e questo è un invito a tutta l'Assemblea, possiamo preparare un documento per portare avanti questa iniziativa. L'altro aspetto che secondo me è importante è non solo l'aggregazione, ma favorire invece anche le piccole produzioni, soprattutto difendere le piccole aziende, difendere quelle di montagna e quelle delle zone svantaggiate, perché portiamo avanti un triplice effetto: il turismo locale, il lavoro locale, la protezione del territorio. Per quanto riguarda una piccola critica o comunque un piccolo punto di attenzione al programma Latte nelle scuole, attenzione che non si trasformi in uno strumento per cercare di vendere più latte piuttosto che in uno strumento di educazione alimentare, perché l'obiettivo dei programmi frutta nelle scuole, che era molto importante, è quello di educazione alimentare. Quindi non puntare su questo programma per cercare di vendere più latte, ma di fare educazione alimentare. Soprattutto attenzione, perché dentro quel programma c'è un po' di tutto. Magari cerchiamo, visto che ci sono misure di sostegno al grana padano e al parmigiano reggiano, di promuovere quelle lì e non una cosa generica. Sul tema della pezzatura, anche lì è vero che c'è un valore aggiunto, ma attenzione che questo si riversa soprattutto non sui produttori, ma sui trasformatori, sulla grande distribuzione. Quindi se vogliamo sostenere questo tipo di sviluppo, dobbiamo fare in modo, come già accennava anche l'Assessore, che il vantaggio ricada sui produttori. Quello che ci preme, sempre nel PSR, sicuramente il sostegno della qualità, quindi produzione integrata e produzione biologica. Questo secondo noi è sicuramente una cosa importante. Grazie.